Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo primo video dell'anno 2020. Ci eravamo lasciati l'altro giorno con l'ultimo video del 2019, la pizza con la scritta 2020 cotta nel forno Zio Ciro subito cotto 60, e oggi ricominciamo l'anno con una nuova pizza saporitissima, stavolta cotta nel mio splendido F1 Garatron. Allora, la pizza per essere saporita ho pensato a alcuni ingredienti. Si tratta di scarola cotta nel padellino. Dopodiché mettiamo delle olive, le acciughe, il pepe nero e la mozzarella fior di latte. Vi posso garantire, per averla mangiata, che è veramente molto 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 saporita e quindi ve la consiglio caldamente. L'impasto è fatto con il normale lievito di birra fresco con una lievitazione di 16 ore. Adesso ci spostiamo sul tavolo qua a fianco per preparare la consueta stesura del panetto, poi la farcitura della pizza e infine la cottura nel forno Garatron. Iniziamo immergendo il panetto all'interno della farina. Lo allarghiamo leggermente e poi lo sbattiamo sul tavolo in maniera che la farina in eccesso ricada. Poi con i polpastrelli iniziamo come sempre a spingere verso il bordo, ma poiché l'impasto presenta numerose bolle, io vado anche a schiacciare il bordo, lo potete vedere. Parto dal centro e ritorno indietro dai bordi. Ripeto più volte questa operazione. Onestamente l'impasto è anche un po' tenace. E poi proseguo con la tecnica dello schiaffo. In questa maniera lo allargo un po' e lo ammorbidisco. Ci siamo. A questo punto, dopo alcuni pizzicotti, possiamo tranquillissimamente procedere mettendo un filo d'olio, il pecorino grattugiato, un po' di pepe nero, abbondante scarola precotta, non solo precotta a dire il vero, ma anche ovviamente fatta sgocciolare. Sistemiamo gli ultimi pezzetti e poi mettiamo le acciughe. Queste renderanno più saporito l'impasto. Poi sistemiamo alcune olive qui e lì sopra il disco di pasta e chiuderemo serenamente con la mozzarella. Anche questa la sistemiamo ovviamente su tutto il disco di pasta e a questo punto prendiamo la palla di legno e tiriamo sopra la pizza. Una volta che la pizza è sopra, provvediamo ad allargarla ulteriormente fino a ricoprire tutto lo spazio disponibile. E ora andiamo direttamente nel Garatron che è stato riscaldato a 530 gradi. Infiliamo la pizza e iniziamo la prima parte della cottura. La cottura è divisa in due parti perché rispetto ad altre occasioni, in questo caso farò una girata. Non proprio a metà cottura, diciamo a due terzi della cottura, ma farò comunque questa girata perché sto studiando alle diverse temperature il comportamento del forno, che normalmente può cuocere la pizza anche senza girarla e la pizza viene sempre molto bene. Sta iniziando a macularsi e i bordi si sono già gonfiati abbondantemente, direi. A questo punto provvediamo a fare la girata. Rimettiamo la pizza dentro per ancora una manciata di secondi.
ci siamo. Togliamo la pizza e la portiamo sul piatto. E così la guardiamo più da vicino. Come vedete, ben cotta, ben maculata e il fondo non è per niente bruciato. A questo punto vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video e vi do appuntamento al prossimo.